Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video con il sole. Sono le 7 della mattina, siamo a martedì 15 giugno. Io sono in piedi dalle 5:50 perché, vabbè, per chi mi segue su Instagram lo sa, purtroppo da 3-4 giorni non va più il condizionatore e intanto ci sono loro due che, vabbè, E quindi io anche questa notte sono morta dal caldo. Mio marito ieri ha chiamato il tecnico, ha detto che secondo lui è la scheda del condizionatore e quindi ci farà avere più presto il preventivo. Se è una spesa giusta, facciamo aggiustare questo, altrimenti prenderemo il motore nuovo. Allora, io sono qui fuori perché sto aspettando, mamma mia, sembra una pazza. Sto aspettando il giardiniere. Finalmente iniziano i lavori. Oggi verrà il giardiniere, domani, che è mercoledì e giovedì, verranno quelli, l'azienda del secondo lavoro. E poi ieri sono comunque venuti i ragazzi della terza azienda a prendere le misure per quanto riguarda il terzo lavoro e mi hanno detto che entro 2 o 3 settimane, cioè possibile, io poi dite, ma come parli? C'è lui che è in continuazione così. Non posso mettere vestiti lunghi perché lui mi... Cioè, basta, no. Joy, la smetti? Inutile che mi guardi con quegli occhini. No, lo rompi. Lo rompi. Lo rompi. E mi hanno assicurato che fra 2-3 settimane verranno a farci i lavori. E finalmente avremo finito, spero, mi auguro, anche perché mio marito ha detto che gli piacerebbe fare anche un altro lavoro, un quarto lavoro. Basta, basta, un quarto lavoro, ma io gli ho detto col cavolo perché essendo estate ormai non ce la siamo goduta per niente e quindi ho detto, mamma mia, aiutatemi. Ho detto, per favore. Non è... Joy, ascoltami, la pianti, me la rompi, non è una tenda. Dovrebbe fare un quarto lavoro, ma gli ho detto no, perché voglio godermi l'estate, voglio godermi l'estate. Più si è anche rotto il condizionatore, quindi altra spesa, altro caos, se ce lo devono cambiare tutto, quindi anche no. Lasciami, lasciami stare. Aia! Poi mi dai i morsini. Ieri abbiamo dovuto portare Joy dal veterinario perché ha i canini superiori e inferiori doppi. Perché i dentini da latte non sono, e quindi fa il doppio del male, non sono caduti. Quindi l'abbiamo portato dal veterinario, ha detto che può capitare. Aspettiamo, aspettiamo se dovessero cadere, adesso gli do spesso delle ossa, altrimenti la prima volta che dovrà subire un intervento, un'anestesia, ma anche una dentaltrase, cioè una pulizia dei denti, ha detto che glieli toglierà. Adesso gli do un orsino perché sennò non mi lascia vivere. Io nel frattempo ho già tolto la polvere, pulito il bagno, vabbè, fatto il letto, ho messo su una lavatrice, però ho da ritirare quella che è fuori, quindi adesso mi do una mossa e adesso gli do l'orsino, sperando che mi lasci vivere. Ho già fatto una colazione molto veloce, ho preso il caffè e basta, aspetto il giardiniere e prevedo una mattinata alquanto tosta con lui, con Joy, perché non lo lascerà lì. Io devo mettere a posto anche la lavastoviglie, che ha finito, e ci fumiamo una sigaretta? Ci fumiamo una sigaretta oggi? Sì? Sì? Basta ragazzi, vado perché se no faccio tardissimo, lui fra mezz'ora è qui. Ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, volevo farvi vedere, perché comunque questo è il video che riguarda i lavori in terrazzo. E sono già le 7:50, tra un po' arriva. Dunque, le cose che faremo saranno paraventi, che saranno messi tutto lungo il perimetro, quasi tutto il perimetro del terrazzo. Abbiamo deciso che la parte a destra, dove c'è, diciamo, la finestra della cucina, non la faremo perché
perché ho paura che chiuda troppo, quindi adesso proviamo così, se poi vediamo che non ci piace li faremo aggiungere. Quindi tutto lungo il perimetro verranno montati dei paraventi bianchi, bellissimi. Poi mio marito, perché l'idea è stata di mio marito, ha voluto prendere dei vasi che dopo ve li farò vedere tutti sistemati, lungo sempre il perimetro dei paraventi. In più andremo a fare la pedana, però solo all'interno della tenda. Dopo vi spiegherò anche tutto il motivo perché faremo così. Abbiamo lasciato la parte in fondo libera. L'abbiamo lasciata libera perché volevamo vedere un po' com'era. Perché farla proprio tutta fino in fondo, non lo so. Ci sarebbe piaciuto fare quella parte lì con del verde, eventualmente con dell'erba finta, però adesso è tutto così montato in aria. Al momento facciamo solo la veranda, la tenda, poi se non ci dovesse piacere ci allungheremo in fondo. Ieri è venuto a prendere le misure l'azienda che ci farà la pedana e mi ha lasciato un pezzetto di legno che andrò ad utilizzare, non mi ricordo il nome di questo. Allora, la parte che andrà a contatto con le scarpe sarà questa, nel senso che lui può mettere anche questa, però è molto liscia e ha paura che la gente scivoli, quindi l'ideale è mettere questa qui. Ha detto che siccome io la voglio verniciare il più possibile che arrivi alla tonalità del mio pavimento, ha detto che sicuramente questi spazi si chiuderanno con la vernice. Comunque mi manderà delle foto, vi farà vedere il colore e vedremo. Adesso è un po' tutto campato in aria e basta. Adesso vado a fare altre due o tre cose perché fra un po' il giardiniere sarà qui. Hanno finito, sono le 10:20, sono stati bravissimi, erano in due, hanno finito prestissimo e è cambiato totalmente il terrazzo. Dunque adesso ve ne faccio vedere giusto una perché vi faccio vedere il tutto quando il terrazzo è completo, così loro, siccome sono delle piantine che devono crescere perché sono piccoline e secondo me lui ha detto che già fra un mesetto vedo la differenza, crescono, mettono fuori fiorellini e sono emozionata perché io tante piante vere e così curate non le ho mai avute, perché per quanto sia un giardiniere è sempre un giardiniere. E il terrazzo è già cambiato totalmente, infatti anche loro mi hanno detto mamma mia è cambiato, è ancora più bello. E sono strafelice, non vedo l'ora che domani mettano sull'altra cosa. Però ragazzi mi ritrovo, adesso sono le 10:20, a dover pulire tutto, ho la terra ovunque. Lui che mi ha fatto diventare matta, vero Joy? Adesso cosa ho visto? Ci ha fatto diventare matti. Per fortuna che avevo già pulito la zona notte e ho tolto la polvere dappertutto. Ho adesso messo lì il copripiumino di mia figlia perché ho fatto prendere nel frattempo aria al materasso di mia figlia, così le ho cambiato le lenzuola, cioè devo mettergli le lenzuola pulite. La polvere gliel'avevo già tolta perché lei è andata comunque a lavorare e basta. Io adesso vado a pulire casa e poi do un'altra spazzata fuori perché fuori ho già spazzato, però adesso vi faccio vedere una piccola cosina. Allora il nome non me lo ricordo, dopo ve lo farò vedere, sono piante che fioriscono e le ho prese perché ci sono vari vasi con fiorellini bianchi, rosa, bianchi, rosa, quindi questa è la prima piantina piccolina che dovrà crescere tanto perché diventerà grandina. Poi vi farò vedere tutto a lavori finiti. Ragazzi e ragazze, buongiorno, siamo a mercoledì il giorno dopo, sono le 8:17. Io sono già pronta, mi sono alzata anche questa mattina molto presto. Ho già preparato il pranzo, mi sono portata dietro l'insalata di riso, io la chiamo così, è una pasta fredda fatta però con il riso. Adesso non so se la vedete. Ops, arrivo così. L'ho preparata ieri, ne avevo fatta abbastanza perché sapete che la pasta fredda rimane buona per vari giorni.
sapendo che oggi mangiavo al lavoro, quindi ne ho fatta di più anche per mia figlia, quindi siamo a posto. Allora, sto aspettando gli operai, però oggi sarà una cosa abbastanza semplice perché dovranno prendere tutte le misure del perimetro del terrazzo e una volta prese le misure dovranno andare a tagliare i pezzi, poi dopodiché domani, vedete per tutto il perimetro del terrazzo, poi dopodiché domani verranno e mi monteranno il tutto. Tanto scusate, ma nel palazzo di fronte hanno appena venduto un appartamento e lo stanno ristrutturando. E basta, quindi oggi è abbastanza semplice, poi domani io sarò a casa fino alle 14, un po' prima delle 14, e poi mi darà il cambio mio socio, così sta lui con Joy e segue i lavori. Dopodiché, per quanto riguarda i paraventi, abbiamo finito e stiamo aspettando lui. Sicuramente ci vorranno un paio di settimane. E basta ragazzi, adesso io vado perché comunque devo andare a finire alcune cose prima di andare al lavoro e basta. Noi ci aggiorniamo sicuramente domani, così vi faccio vedere un po' i lavori che iniziano a partire. Eccoci a giovedì, il diario del terrazzo lo chiamerò. Giovedì mattina sono le 8:15, io sto mettendo su la lavatrice dei tappeti e utilizzo le mie palline di alga, sapete che sono queste mattonelle di sapone che sta spopolando su YouTube e niente, adesso vado a mettere, si sono attaccate perché con il caldo si sciolgono ragazzi, si sciolgono abbastanza, vado a metterne una pallina dentro e poi vado a metterci un po' di candeggina. Allora, io sto aspettando gli operai perché devono iniziare a montarmi i paraventi, quelli che andranno tutti. Allora ragazzi, scusate, non vedo l'ora che montino questi paraventi, anche perché, allora, noi li montiamo primo perché il nostro terrazzo è in una posizione tremenda, nel senso che prende sia sud, non so, me l'hanno spiegato e non ci capisco nulla, comunque tira sempre tantissimo vento e noi abbiamo paura per la tenda, anche se è fissata, anche se però abbiamo paura che si spacchi. In più, seconda cosa, che è sicuramente quella più importante, è perché la gente attorno ci guarda, ma soprattutto quella di questo palazzo qua. Sono sempre lì a guardare e anche adesso mentre giravo il video era dietro la finestra e quindi noi mettiamo quei paraventi che saranno alti 1,20 m, che rima, e loro non dovrebbero vederci. Allora verranno messi tutti attorno al perimetro, non però di tutto il terrazzo, perché il signore dell'azienda ce l'ha sconsigliato, ha detto guarda, io vado contro il mio guadagno perché un altro pezzo di terrazzo per me sono soldi, ha detto però siccome è un bellissimo terrazzo pieno di luce, chiudendo tanto togliereste parecchia luce, ha detto voi provate, poi eventualmente siamo sempre in tempo a fare anche l'altra parte. Io mi sono trovata d'accordo con lui, anche perché diciamo che questo palazzo qui non ci stressa nessuno, si fanno molto gli affaracci loro, per fortuna, sono soprattutto questi laterali e davanti, e anche perché chiudendolo proprio tutto mi dà l'impressione di soffocare e quindi faremo solo quella parte lì. Basta, io adesso vado a mettere sulla lavatrice, sennò questo video diventa lunghissimo e mi dispiace. Poi vi faccio vedere qualche cosina se riesco, perché a me non piace riprendere la gente, perché comunque non tutti vogliono essere su YouTube, quindi prenderò qualche momento dove non riesco ad inquadrare nessuno. Poi oggi quando andrò al lavoro, siccome devo essere al lavoro per le 14, verranno i miei suoceri, così saranno qui e terranno Joy se ce la faranno. Ci vediamo, stanno arrivando, ho sistemato la sala così perché ho visto dal terrazzo, visto che stanno parcheggiando, hanno dei bastoni, delle cose lunghissime, ho detto se mi dovessero rovinare il muro divento pazza, quindi ho spostato il tiragraffi qui in modo che la finestra è proprio tutta bella ampia e loro possono circolare liberamente e basta, siamo in attesa, intanto c'è Joy che fa il monello,
sistemo qui perché ho preso delle cose da casa shop, ma le ho volute mettere lì. Basta, io credo che stiano arrivando. Voglio vedere se riesco a farveli vedere, ma non so dove hanno parcheggiato. Ah, si vede già qualcosina lì. Faccio vedere, eccoli, arrivano. Basta. Allora ragazzi, sono appena tornata a casa, sono le 18:30 di venerdì, oggi abbiamo finito prima e quindi sono tornata a casa ed è tutto finito e vi faccio vedere come è venuto. Mio marito ha sistemato anche i vasi, adesso vi faccio vedere. Allora, questa è la parte sinistra del terrazzo, qui mio marito ha fatto fare questa parte chiusa e questi sono i paravento, si chiamano, è tutto legno, è fatto in questo modo tale che dall'esterno non ci possono vedere, ma noi dall'interno possiamo vedere fuori. Poi qui è stato studiato proprio apposta in modo che quando piove l'acqua non entra all'interno del terrazzo ma rimane fuori. E qui ci sono tutti i vasi con le piante, dunque vi dirò magari domani il nome delle piante, ma sono a parte piccole perché devono ancora crescere i fiori, le ho prese di due tipi. Allora, questa sarà bianca, questa sarà rosa, poi sarà bianca e poi rosa e via dicendo. Queste piante qui invece dovranno riempirsi tutte e saranno ovali, diventeranno da sole ovali. E questo è il terrazzo. I vasi li abbiamo presi su Amazon, venivano attorno ai 200 euro l'uno, ve lo dico, però li abbiamo presi su Amazon, se mi ricordo vi lascio il link, però l'aveva fatto tutto mio marito, quindi il link credo di non averli. E questa è la visione. Adesso ragazzi dobbiamo ancora pulire tutto e sistemare tutto per bene. È così, arriva fino a lì. Ragazzi, non abbiamo fatto fare proprio tutto il perimetro del terrazzo perché prima ce l'hanno sconsigliato proprio il titolare dell'azienda, perché chiude parecchio, quindi d'estate chiude molto l'aria, e anche per avere un po' più di visione, di visibilità anche esterna. Però eventualmente, se dovesse piacerci, possiamo chiuderlo in un futuro, ma credo di no perché altrimenti qui d'estate si crepa. E questa è l'altra parte vista dall'altra parte. Ragazzi, è bellissimo, cioè non rende, secondo me non rende, è stupendo. Poi volevo mettere delle luci pendenti qui o all'interno dei vasi, e qui ci sono gli sdrai. Ragazzi, notate il casino, devono ancora venire a prendere tutti gli arnesi, guardate qui. Mio marito gli sta facendo anche gli attacchi per quanto riguarda, vuole mettere la televisione in terrazzo, quindi sta facendo degli attacchi dall'interno per andare verso l'esterno. Basta, io adesso ho da farmi la doccia perché sono in un bagno di sudore e domani mi aspetterà una bella giornata. Pronta, ho messo questo vestitino che ho preso al mercato, l'avete visto in uno degli ultimi video, è taglia unica, è un po' grandino ma Joy, io essendo bassa, purtroppo mi va tutto molto grande, però va bene, ce lo facciamo andare bene. Adesso io vado perché ho già sentito i miei genitori, vado perché dopo devono uscire, voglio andare da loro, stare un po' con loro e poi se riesco, visto che tanto stamattina sono sola, voglio andare a vedere un paio di scarpe. Anzi, oggi pomeriggio devo andare a pulire anche la scarpiera che è lì. Così guardo un pochettino, un po' che scarpe ho, ma ne voglio andare a prendere uno perché io tutti gli anni ne prendo uno, uso quello tutta la stagione e poi lo butto via. Basta, vado, metto la mia borsa che non mi piace ma l'ho comprata e adesso me la tengo. Ci vediamo dopo.
Ragazze, sono appena tornata, ho finito di pulire anche fuori il terrazzo, tanto avevo rimasto poco, così dopo ve lo faccio vedere tutto finito, però oggi è anche una brutta giornata, il che penso di rimandare magari a domani, così ve lo faccio vedere bene bene bene. E in più ragazze, volevo farvi vedere che sono passata dai cinesi, ho preso queste ciabatte per il mare, così color arancio bello acceso, che con la bronzatura sta sempre bene. Adesso stavamo parlando proprio di mio marito, se domani, che è domenica, andiamo al mare, ma non abbiamo tanta voglia, dopo che abbiamo sistemato il terrazzo, anche perché dobbiamo andare a prendere altri cuscini per il divanetto fuori, e avendo solo sabato e domenica dobbiamo gestire la cosa, però è bello anche andare al mare. Adesso basta, 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 ci aggiorniamo dopo, così vi faccio vedere il terrazzo finito. Ragazze, allora siamo tornate a casa da poco, io ho già fatto la doccia e mi sono struccata perché ho un fortissimo mal di testa, ma ultimamente mi sta capitando spesso, io credo che sia la cervicale perché a toccarmi mi fa un male bestiale e quindi non sono riuscita a girare altro. Qui in cucina c'è ancora un caos unico perché siamo andate a fare la spesa, ma siccome è venuto questo mal di testa non ho ancora finito di sistemare tutto, mi sono stesa un po', non voglio prendere medicinali perché ultimamente ne sto approfittando parecchio e voglio cercare di arrivare stasera a addormentarmi per non prendere nulla, però adesso vedo perché anche stare così non sto benissimo. Allora, siamo andate a fare la spesa al Conad, volevo farvi lo svuoto la spesa e magari mettervelo in un altro video e non in questo perché sta già diventando troppo lungo, ma non ce l'ho fatta ragazze, perdonatevi. Vi faccio vedere giusto due cose che ho preso sempre all'Iper della mia città. Allora, ho preso questa bacinella che adesso vi faccio vedere, questa qui con i manici. Così è leggermente più piccola rispetto a quella che ho fuori di Ikea perché la voglio sostituire con quella lì, in quanto non voglio più tenere fuori nel terrazzo la bacinella perché adesso non è più il caso e non riuscendo a metterla all'interno del mio mobile a muro, del mio armadio a muro, ho preferito prendere questa qui così la inserisco lì dentro. Adesso domani mattina voglio pulirlo bene anche perché ho anche la scarpiera e voglio fare il cambio e pulirla proprio bene 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 e andrò a inserirla lì dentro. In più abbiamo preso due bidoni grandi, sono mi sembra 50 litri, perché i miei, quelli che ho, sono carini da morire ma ci sta pochissima roba. Adesso ve li faccio vedere. I bidoni sono questi qui, vedete, ne ho presi due, mi sono pentita di non averli presi tutti bianchi, tanto per riconoscerli gli avrei scritto il nome qui sopra, visto che fuori è tutto bianco era meglio così, però vabbè, ormai li ho presi. Adesso al momento ho quei due lì, diciamo questa qui è la carta, questa è la plastica, ho quei due lì del vetro e scusate dell'indifferenziata, però stavo pensando appunto di prenderne altri due, vengono 9,95 euro, quindi un ottimo prezzo perché ragazzi credetemi sono veramente molto molto grandi e ben capienti. Se li prendiamo, appunto li prendo bianchi, li metto lì e li scriverò sopra il nome. Scriverò sopra il nome bello, gli scriverò che cosa contengono. Allora ragazze, io stamattina sono riuscita a pulire tutto il terrazzo, adesso ve lo faccio vedere proprio finito e pulito, vi ricordo che dobbiamo fare ancora altri lavori, in più sono andata da casa a prendere altri due cuscini e ve li farò vedere quando andremo a mettere anche il tappeto e ci sarà la pavimentazione nuova. Adesso ve lo faccio vedere, scusate ma fuori è brutto, però concludo qui il video, magari ve lo faccio vedere stasera anche con le luci, e abbiamo intenzione anche ragazzi di prendere o delle luci da appendere lì lungo tutto il bordo, o altrimenti delle luci che vanno all'interno delle piante, dei vasi delle piante, che anche quelli sono molto belli. Adesso vi faccio vedere tutto. Ed eccolo qua ragazze, questa è l'angolazione verso il terrazzo piccolo. Allora qui appunto abbiamo il nostro tavolo con le sedie che verrà sostituito, anche quel tappeto verrà sostituito, i cuscini verranno sostituiti. Adesso poi vedremo anche le lanterne perché ultimamente non mi stanno piacendo più tanto, ma non so se ne comprerò delle altre. Ed eccolo qui, qui ci sono
gli sdrai. Qui ci sono le piante stupende, veramente non vedo l'ora che fioriscano, così ve le faccio vedere proprio tutte belle fiorite, tutte piene, perché quella lì andrà a riempirsi tutto e a formare un cerchio. E mi ha detto il giardiniere che quando ci sono delle punte prendere quelle forbici grandi da tenaglie, mi sembra, e tagliare il tutto. E questa qui sono i pannelli. Mio marito gli ha fatto fare anche questa rifinitura in alto, ma si sono dimenticati di coprirlo con un pezzo di alluminio, e quindi verranno la settimana prossima a metterglielo proprio tutto lungo il perimetro, così si rovina di meno. Questa è la struttura in legno, fatto così. Queste luci le abbiamo messe appena siamo arrivati qui, e questi sono i vasi. Queste foglie marroni mi ha detto il giardiniere di non toglierle perché devono cadere da sole. A me piace tantissimo, ragazzi, poi credetemi che dal vivo è proprio tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Quella lì andrà via. Ah, poi mio marito, mi sono dimenticata, ha messo qui fuori la televisione, quella che abbiamo in cucina, ovviamente dovrà essere sostituita. Andremo a sostituire anche questo mobile perché ormai non ci piace più. Questa è quella della cucina, ma andremo a prenderne uno più grande. Purtroppo non la stiamo trovando bianca, ci toccherà prenderla nera. Vabbè, e poi vabbè, questa qui non ci sarà più perché ho preso l'altra, ma l'andrò a mettere nel mobile. Nell'armadio a muro. E questo è il terrazzo. Noi lo adoriamo, lo adoriamo, lo adoriamo. Sacrifici che comunque vengono ripagati. E poi qui andrà tutta la nuova pavimentazione, che non so se avevo detto già qui o su Instagram, sarà lo stesso identico colore del nostro pavimento interno. E niente, ragazzi, io vi lascio alle immagini magari del terrazzo visto di sera con le luci, le nostre luci. E scusatemi, è stato un video sicuramente molto particolare, spero che non sia molto lungo. Quindi io, ragazzi, vi mando un bacione, grazie, spero che il terrazzo vi piaccia, e se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche mie. Have you ever met someone you could not get my doubt? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete, so complete. You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. Butterflies, how your smile makes my heart skip a beat.
how every time I'm with you I feel.